Saluto a tutti voi che seguite l'informazione di Quarto Canale e benvenuti ad un nuovo appuntamento. Continua la polemica a distanza tra il consigliere comunale del PDL Armando Chiaro e l'amministratore delegato della Quarto Multiservizi Enrico Angelone riguardo lo stato di fatiscenza in cui verserebbero i capannoni della società e le condizioni precarie in cui i dipendenti sarebbero costretti a lavorare. Angelone aveva dichiarato che non ci sarebbe alcun pericolo per i dipendenti e che la quarta multiservizia ha sempre rispettato tutte le norme in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fatto sta che da tempo la società ha fatto richiesta di potersi trasferire in un'altra sede e soltanto dopo le denunce portate da Chiaro in prefettura si sta procedendo a riqualificare. Ma ascoltiamo ancora una volta cosa ne pensa di questa situazione il consigliere Chiaro, intervistato questa mattina proprio sul posto dal nostro direttore Umberto Milazzo. Consigliere Chiaro, a pochi giorni dalla sua denuncia alla Procura e Carabiniere all'Asle è cambiato qualcosa con qua il Cavannone della Multiservizi? A 48 ore della mia denuncia esposta, stamattina mi sono recato, ci stavano squadre di pitture per pitturare, i camion l'hanno mandato a lavaggio, hanno disinfettato il, il locale con il, il piazzale e hanno messo a posto anche gli estintori per quanto riguarda che hanno scaduto dal 2007. Quindi lei pensa che il suo intervento sia stato determinante? Io penso che il mio intervento sia stato determinante a favore dei, dei lavoratori, per mettere in condizione di poter lavorare. Consigliere, lei pensa che quello che si era detto in questi giorni, che sembrava tutto a posto, quindi non era vero? Allora, Questo è quello che dice l'avvocato Angeloni, che era tutto a posto. Se era tutto a posto stamattina, non dovevano portare questa pressa per risolvere questi problemi. Perché lo sanno che con, come stavi, in condizioni che stavi, il Cavanone veniva sotto sequestro. Quindi l'Asla adesso potrà diciamo, venire a fare un'ispezione in tutta tranquillità, perché adesso è tutto sistemato? E penso di sì, ma non solo l'ASL, ho fiducia della magistratura che apre un'inchiesta su questa cosa per vedere proprio in fondo le cose come stanno. Infatti se tu vedi dalle telecamere hanno spostato pure questi camion che, che stavano fermi qua. Quindi adesso la, la multiservizi può funzionare a pieno regime per la raccolta dei rifiuti? E penso di sì, però io ho parlato pure con il Presidente Cesaro. E gli ho spiegato il problema che abbiamo a quarto, ha detto che a stretto di pochi giorni mi faceva sapere che posizione dovevamo prendere. E poi, nendomeno, ho scritto pure a striscia la notizia per questa cosa. E sull'argomento abbiamo ascoltato anche l'assessore all'ambiente, Ciro De Rosa, che ci parla del futuro utilizzo dello stabilimento dell'ex macello e con esso del futuro della raccolta differenziata a quarto. Sentiamo. Assessore De Rosa, da tempo si parlava della ristrutturazione dell'ex macella Via Lenza Lunga, da darlo poi in gestione alla multiservizi per fare uffici e capannone e quant'altro? Sì, noi abbiamo due interventi di una certa rilevanza all'interno del sito di Via Lenza Lunga nel cosiddetto ex macello. Uh, un primo intervento è quello del rifacimento e dell'ampliamento dell'isola ecologica, è, uh, un è un intervento finanziato con i soldi della provincia e il relativo bando è già stato pubblicato e attendiamo uh, gli esiti di questo bando di gara diciamo nel mese eh, di marzo e mh, contiamo di fare un intervento che si aggira intorno a poco più di 400.000 euro. Questo qua dovrebbe eh, servire a risolvere il problema della raccolta differenziata? Dovrebbe aiutare notevolmente la raccolta differenziata perché avremo delle strutture più idonee, dei sistemi di maggiore sicurezza, parlo ad esempio anche della chiusura del vecchio macello, cioè praticamente noi abbiamo ehm, la recinzione che non è eh, in perfetto stato, quindi con questi soldi tra l'altro sistemeremo anche la recinzione. Per quanto riguarda il problema del capannone della multiservizi che in questi giorni è stato oggetto di una disputa fra il consigliere e l'amministratore delegato per non essendo a norma, secondo quanto diceva il consigliere Capannone, sarà possibile un altro bando per rimettere in sesto la struttura? Beh, questo non è un nostro, una nostra proprietà. Il... Il capannone è un... noi siamo in affitto sul capannone, quindi non abbiamo eh, possibilità di fare degli interventi di carattere strutturale, che sono di competenza della proprietà. Per quanto ci riguarda, già è un progetto diciamo, vecchio, nel senso che è stato già approntato, è stato anche finanziato con gli stessi fondi della 219, che sono stati i fondi che hanno finanziato l'ex macello. Lì ristruttureremo una parte consistente del vecchio macello particolarmente la parte uffici, nel quale eh, troverà spazio gli uffici della Quarto multiservizi, ma anche il deposito degli automezzi. Quindi avremo una struttura a breve, perché anche a breve partirà questo bando, che mh, la cifra esatta non la ricordo, ma siamo anche lì oltre i 400.000 euro, per il quale noi ristruttureremo tutto il vecchio macello e daremo la possibilità alla Quarto multiservizi di avere una sede. Comunque uh, accorpata e comunque più idonea alle esigenze della società. Buone notizie per alcuni dei lavoratori precari dell'Ipercop del centro commerciale Quarto Nuovo, i cui contratti a quanto pare a breve saranno stabilizzati. Ci dice tutto il nostro inviato Salvio Di Lorenzo. Boccata di ossigeno per 71 giovani lavoratori e lavoratrici precari di Quarto e della zona Flegrea che hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato all'Ipercop del centro commerciale Quarto Nuovo. È quanto stabilito infatti dall'accordo firmato il 18 gennaio scorso in materia di consolidamento dell'organico presso il punto vendita di Via Masullo, alla presenza dei responsabili sindacali del gruppo Unicop Tirreno e delle rappresentanze sindacali aziendali di CGL, Cisle e Will. È comunque critico sulla vicenda il sindaco di quarto Sauro Segone, che più volte aveva stigmatizzato il comportamento della Unicop sulle mancate stabilizzazioni dei precari. Secone, pur apprezzando lo sforzo e l'impegno dell'UniCop Tirreno, chiede garanzie anche per gli altri lavoratori a termine. Le stabilizzazioni dei 71 precari di quarto all'interno dell'Ipercop è un fatto positivo, che l'amministrazione comunale aveva chiesto pubblicamente in poche occasioni. Ma adesso richiediamo assicurazioni anche per tutti gli altri precari, afferma il sindaco. Così, chiunque ne abbia titolo deve essere assunto a tempo indeterminato quanto prima. Per quanto riguarda le precedenze nelle stabilizzazioni, nelle trasformazioni dei contratti, si legge in un comunicato della Unicop, si terrà conto dei mesi di anzianità maturati da ciascun lavoratore, a partire dalla data di apertura del punto vendita di quarto, avvenuta il 15 dicembre 2007, e della professionalità in caso il dipendente svolga attività di produzione, quali macelleria, pasticceria, gastronomia e pescheria. Per quanto riguarda invece le note statistiche, i 71 lavoratori stabilizzati risiedono si a quarto o nell'Interland, con un'età media di circa 28 anni.